Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori. A Termoli si è svolta la settima edizione di Nonno Ascoltami, una giornata interamente dedicata alla prevenzione gratuita contro i disturbi dell'udito. Ottimi riscontri per la settima edizione di Nonno Ascoltami a Termoli, visite gratuite durante la giornata dedicata alla prevenzione dell'udito, una campagna patrocinata dal Ministero della Salute e resa possibile anche grazie all'apporto delle strutture sanitarie e dei luoghi coinvolti, ma soprattutto un'iniziativa rivolta a tutta la popolazione per uno screening audiometrico a tappeto. Qui a Termoli, come in altre 27 piazze d'Italia, c'è la giornata della prevenzione dell'udito. C'è uno screening uditivo che viene fatto appunto qui in sinergia totale, completa col reparto Torino dell'ospedale di Termoli, mirabilmente diretto dal dottor Serafini, dove tutte le persone che vogliono possono fare uno screening di tipo audiometrico ed essere controllate poi dal dottor Serafini e dalla sua equip. E questo naturalmente porta a una conoscenza dei problemi che eventualmente esistono. In Italia non tutti sanno che il 10% della popolazione ha problemi di ipoacusia e poi il medico stesso sarà lui a consigliare nel caso di intervento o di cura o eventualmente di protesizzazione. Questi screening sono mirati non solo alla popolazione più anziana, ma anche ai giovani, perché sappiamo tutti che tutti i mezzi che oggi i giovani utilizzano, le cuffiette e così via, creano dei danni molte volte irreparabili o danni purtroppo che portano problemi di ipoacusia negli anni. La sincronia perfetta fra il pubblico e il privato, come in questo caso, fa sì che questi screening possano essere effettuati e quindi avere un fine specifico per la popolazione. Dunque, un evento realizzato in collaborazione diretta con la direzione sanitaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Ci troviamo di nuovo in piazza anche quest'anno per fare un controllo a tappeto per tutta la popolazione, quindi non solo le persone anziane, ma anche le persone che in qualche maniera sentono di avere degli impacci uditivi o ritengono di poter averli, perché molto spesso sono subclinici, però possono essere la conseguenza di esposizione a rumori oppure di otiti, di infezioni ricorrenti. Tante situazioni che a tutte le età, anche quelle infantili, possono provocare degli abbassamenti uditivi. Ora, l'esposizione a rumori forse è la causa più comune, soprattutto in ambienti lavorativi, in certi ambienti lavorativi. Però molto spesso ci sono anche cause di tipo genetico, possono essere cause di tipo flogistico. Tutto questo può essere identificato attraverso questa visita che noi facciamo e un esame audiometrico. Ovviamente noi in questa fase screeniamo solamente il gruppo di persone che possono avere problemi e che quindi necessitano di un approfondimento clinico, in ambiente clinico ospedaliero perché è più approfondito. È quello che poi noi invitiamo a fare nei casi in cui c'è necessità a tutte le persone. È chiaro che poi in quella sede riusciamo a capire meglio il problema e riusciamo a capire meglio qual è anche la soluzione. L'olio molisano è un prodotto altamente qualitativo, pur essendo di nicchia, le sue qualità organolettiche sono indiscusse. Nel 1994, la nascita proprio in Molise dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. L'argomento è stato dibattuto alla Fiera di Larino, che ha chiuso i battenti per l'edizione 2016. Una delle eccellenze del Molise è sicuramente la qualità, la produzione dell'olio extravergine, ma quanto siamo competitivi a livello nazionale? Se noi immaginiamo di competere con le coltivazioni super intensive, non siamo affatto competitivi. Se invece riteniamo di poter competere sulla qualità, quindi rivolgendoci a un mercato di nicchia sicuramente, ma molto interessante, io penso che il Molise e l'olio molisano siano molto competitivi. A proposito di scommessa, dal 1994, quindi sono passati diversi anni, dalla creazione dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, nel Molise l'associazione cosa ha fatto fino adesso per promuovere il prodotto? Beh, sono 22 anni, l'associazione Città dell'Olio è nata proprio qui a Larino nel dicembre del 94 su un'idea, da un'idea di Pasquale Di Lena, che è oggi il presidente nazionale onorario, e da quando esiste questa associazione c'è maggiore sicuramente consapevolezza della qualità dell'olio d'oliva. 22 anni fa si parlava solo di olio, raramente si riusciva a distinguere tra
olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, eccetera, eccetera. Il lavoro che ha fatto la nostra associazione è servito soprattutto a questo, a promuovere la cultura dell'olio extravergine di oliva. E oggi si partì 22 anni fa con poco più di una quindicina di soci fondatori. Oggi questa associazione in tutta Italia rappresenta 340-350 soci, quasi tutti comuni di 18 regioni italiane. Ormai c'è una, nelle zone soprattutto maggiormente evocate, ci sono degli impianti che consentono una lavorazione che porta poi al prodotto di qualità, quindi sono attrezzate, sono ormai lavorazioni moderne, quindi nel Molise c'è questa possibilità, c'è stato questo salto culturale anche dei produttori e dei frantoi per avere olio di qualità. Quindi questo concetto è passato ed è un concetto che si lega non solo alla coltivazione, alla raccolta, ma anche alla produzione e poi chiaramente alla commercializzazione. Quindi diciamo che esiste una cultura diffusa della buona produzione, dobbiamo farla diventare forse più forte al di fuori del Molise, perché gran parte dell'olio che si produce qui nel Molise è per l'autoconsumazione, quindi per l'utilizzo che ne facciamo noi molisani. A poche ore dalla chiusura delle manifestazioni di interesse per l'area di crisi complessa Campochiaro-Venafro, giunge una nota di riflessione da parte della UIL Molise. Sono chiuse da poche ore le procedure che hanno consentito agli imprenditori di manifestare il loro interesse ad investire nell'area di crisi complessa che va da Campochiaro a Venafro. Siamo giunti dunque al punto giusto per comprendere meglio gli interventi da fare e i supporti economici e organizzativi necessari a rendere praticabili gli insediamenti delle attività economiche che possono far ripartire l'economia e offrire le migliori opportunità occupazionali. Questa la premessa utilizzata dalla UIL regionale a commento della chiusura del percorso propedeutico alla concreta realizzazione degli interventi sull'area individuata. Pare che le manifestazioni di interesse raccolte da Invitalia, afferma la UIL in una nota specifica, siano centinaia, diverse centinaia, molte di più di quante i più ottimisti si aspettavano. Dunque si compie la speranza di un buon risultato, ora ci si affida ad un percorso positivo. La prima lettura è che oggi gli imprenditori ritengono interessante venire ad investire nel Molise. Occorre adesso molto impegno. Si afferma infatti che bisogna esaminare tutti quegli atti i quali, pur non essendo vincolanti né per le imprese né per la Regione, il Mise o Invitalia, devono consentire di capire che aria tira, quali le situazioni che possono muovere e decidere così quali orientamenti dare agli investitori e soprattutto quale modello di sviluppo si deve programmare nei territori interessati dall'area di crisi complessa. Dalla UIL si afferma che il sindacato va coinvolto nelle riflessioni e reso partecipe delle decisioni. Incontro interlocutorio nella sede del Consiglio regionale sul futuro dei 71 lavoratori dello zuccherificio di Termoli. La politica cerca strade alternative alla produzione bieticola. Istituzioni, sindacati e lavoratori sono alla ricerca di nuove strade per salvare l'occupazione delle 71 unità dello zuccherificio termolese. Le maestranze hanno terminato, stanno per terminare il periodo di ferie, dopodiché se non ci saranno soluzioni rapide si aprirà lo spettro del licenziamento. Da un lato il governo regionale cerca ancora imprenditori intenzionati ad accollarsi alla società per mantenere la produzione dello zucchero, ma anche per svoltare definitivamente pagina e abbandonare il comparto saccarifero. Finora però tutti i bandi sono andati deserti. Dall'altro lato è ancora aperta la speranza di provvidenze pubbliche del governo nazionale e misure di sostegno alle industrie in forti difficoltà. C'è un bando, bisogna rispondere al bando, che è aperto a chiunque voglia partecipare, e subito dopo chi acquista deve in qualche modo ragionare con la regione e capire se vuole produrre zucchero. Zucchero ed altro, solo altro. Ce lo siamo detti da sempre, le cose
non è che possono cambiare da un giorno all'altro. Per 13 bandi nessuno ha risposto, speriamo che il prossimo possa essere quello giusto. I lavoratori sono stati nel corso del tranquillizzati e noi vorremmo capire in che maniera. Poi siamo pronti, come abbiamo sempre fatto, a dare anche nostri suggerimenti su alcune idee per mettere all'impiedi dei percorsi necessari a fare in modo che si possa trovare la ricollocazione di questi lavoratori. Però è necessario che anche lì sia presa. Situazione sempre più difficile alla cassa circondariale di Campobasso, dove secondo il sindacalista Aldo Di Giacomo si registrano significative carenze nelle visite e cure per i detenuti. Il servizio. Il sindacalista Aldo Di Giacomo torna a parlare della situazione difficile all'interno della casa circondariale di Campobasso, dove, tra carenze di personale e problemi nel seguire a livello sanitario i detenuti, si registrano percorsi che mostrano una realtà non affatto adeguata alle principali regole di civiltà. Il tutto con 16 lavoratori dislocati altrove e problemi immensi nelle visite mediche che mancano di continuità e dunque di efficacia. Noi abbiamo 16 poliziotti penitenziari impegnati in altri istituti. Io per questi ho chiesto il mandato rientro e domani presenterò un'esposta alla Corte dei Conti, perché ce ne sono 6 divisi tra Lanciano e Sulmona che stanno in missione, che ritengo da molti anni. Questa è una cosa veramente che... Perché quando si parla di razionalizzazione delle risorse economiche, beh, evidentemente questo è tutto il contrario che razionalizzazione delle risorse economiche. Dall'altro punto, l'aspetto sanitario, ho fatto una visita l'altro giorno, sono rimasto sconvolto, perché mi riferiscono che lo psichiatra, che è una delle figure mediche più importanti all'interno dell'istituto, è un anno e mezzo che non entra nel carcere, così come l'ortopedico, così come le altre figure, il cardiologo e il dentista, stanno pochissime ore al mese, che sono assolutamente insufficienti. Questo evidentemente crea una situazione di tensione all'interno dell'istituto. E gli ultimi episodi di violenza contro persone e contro i poliziotti mi hanno acceso questo campanello d'allarme. Ed evidentemente la risoluzione di questi due problemi, che non sono due problemi gravi da risolvere, porterebbe il carcere di Campobasso in una situazione ottimale. L'ultima cosa che le voglio chiedere è questo: se la scelta di spostare dall'amministrazione all'ASREM, ecco, la competenza sanitaria, sia stata un errore. In Molise è stata una catastrofe, non un errore, una catastrofe, perché... Ripeto, io non ho motivo di dubitare delle informazioni che mi sono state date, ma le verificherò ancora meglio oggi. Ma scrivo alla Procura della Repubblica, è impensabile, impensabile un anno e mezzo senza uno psichiatra all'interno di un istituto. È qualcosa di sconvolgente, che nelle altre regioni evidentemente la sanità penitenziaria funziona. Io sono stato in visita nelle Marche, eccellente, c'è stato un miglioramento. Nel Molise invece c'è stato un peggioramento drammatico della situazione sanitaria da quando è passata all'ASREM. La questione della scuola di via Leopardi a Campobasso e quella degli altri istituti al centro delle riflessioni e dei percorsi istituzionali del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Dal gruppo consigliare di Campobasso del Movimento 5 Stelle giunge in redazione una nota che fa il conto con la situazione delle strutture scolastiche del capoluogo di regione, ritrovando un percorso critico più volte denunciato all'opinione pubblica dopo le ultime polemiche relative alla scuola di via Leopardi e alle richieste non solo di incontro fatte dai genitori degli alunni. La situazione di sicurezza si afferma è grave e di non facile soluzione. Il problema è diffuso e lo certificano i recenti dati forniti in seguito ad una nostra specifica interrogazione. Non è facile, poi, per via della cronica carenza di risorse, ma a questo punto bisogna avere il coraggio ed essere terribilmente pragmatici. Ora via Leopardi, domani via Roma e così via. In questo modo si esprimono i consiglieri di minoranza del Movimento 5 Stelle a Campobasso,
Rosso, i quali ricordano come già in campagna elettorale denunciarono la politica della loro amministrazione di Bartolomeo, una politica dai molteplici interventi a pioggia su tutte le strutture senza mai raggiungere l'obiettivo di una scuola sicura al 100%. Anzi, sottolineano, il risultato è stato anche peggiore, posto che per alcuni plessi scolastici, via Crispi e via Amato, tanto per citare i più attuali, abbiamo letteralmente bruciato risorse disponendone l'abbattimento, scelta giusta che tuttavia certifica l'incapacità della politica di avere una lucida lungimiranza. Per i quattro consiglieri la situazione oggi non è affatto migliorata. L'attuale caso di via Leopardi Tuonano, ultimo in ordine cronologico, certifica l'inadeguatezza delle risposte che l'attuale sindaco Battista e il suo assessore Maio hanno dato sulla questione. Maio si affretta infatti a dire che si sta procedendo ad affidare a professionisti la valutazione sulla vita residua dell'edificio. 2 anni persi per valutare se ulteriori 900.000 euro possono rendere adeguata sismicamente la scuola. 2 anni persi, continuano a dire, quanto se avessero voluto oggi la scuola sarebbe stata completata senza sospensioni delle attività didattiche. E ancora, in barba alla trasparenza sempre sbandierata dall'attuale amministrazione, per fornire tutta la documentazione ai genitori si sono impiegati tempi biblici con risposte incerte e parziali. Storie davvero ambigue che insieme a tante altre ragioni preoccupano non poco, perché tutto sembra difficile per un percorso che implica pericoli immensi per la maggior parte degli alunni e degli studenti di Campobasso. Conferenza stampa dei sindacati unitari questa mattina sulla situazione complessiva dello zuccherificio di Termoli, anche in previsione del consiglio regionale dedicato interamente alla filiera saccarifera e alla sorte dei lavoratori dell'azienda termolese. La situazione dello zuccherificio del Molise è tornata di forte attualità dopo i presidi dei lavoratori, al punto che ci sarà a breve un consiglio regionale interamente dedicato alla discussione sulla filiera saccarifera molisana. A tal riguardo, ma anche per illustrare la posizione dei sindacati, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL hanno convocato una conferenza stampa. Il presidio dei lavoratori sotto lo zuccherificio, dei lavoratori e delle lavoratrici, ha intanto ottenuto il fatto che si tenga martedì della prossima settimana un consiglio regionale straordinario che affronta specificamente il tema dello zuccherificio. Diciamo subito che nel corso di questi giorni e di queste settimane ci sono state molte visite di rappresentanti della politica regionale, senatori, deputati, consiglieri regionali. Hanno manifestato solidarietà. Bene, ma la solidarietà non basta. Noi vogliamo che a quella solidarietà corrispondano degli impegni precisi, che diano risposta al dramma che stanno vivendo lavoratori e lavoratrici dello zuccherificio, ma non soltanto dello zuccherificio. Il Consiglio regionale, quindi, non dovrà soltanto esprimere solidarietà, dovrà esprimere ordini del giorno con impegni precisi e risorse da destinare alla ripresa produttiva di quel sito e delle altre zone di difficoltà e di crisi industriale. Quel sito produttivo è un sito storico per la regione Molise. Quel sito deve mantenere la sua vocazione e capacità produttiva, o attraverso la filiera bieticola saccarifera, o attraverso una riconversione, ma deve mantenere la sua vocazione industriale. E qualsiasi investimento che mantenga la vocazione produttiva e industriale di quel sito deve riassorbire i lavoratori e le lavoratrici oggi dello zuccherificio. Va verificato se si possono utilizzare i fondi stessi del PSR. Recenti decreti legislativi di carattere nazionale assegnano agli enti locali e in particolare alle regioni nuovi compiti per politiche attive per il lavoro, politiche formative e politiche di ricollocazione. Bene, i lavoratori e le lavoratrici vanno inserite in queste politiche attive per il lavoro, piani formativi, piani per la ricollocazione. C'è a disposizione uno strumento a nostro avviso importante utilizzato anche in altre regioni, il FEG, il Fondo di Adeguamento alla Globalizzazione. Si può utilizzare anche un altro strumento che altre regioni hanno utilizzato, la sospensione, per esempio, delle tasse regionali per quelle imprese che si localizzano sul territorio e che assumono lavoratori a partire dalle aree di crisi industriale.
Campagne distrutte dal passaggio quotidiano di centinaia di cinghiali. I danni maggiori si contano per le colture di cereali, ortaggi e vigneti. Sono pochi al momento i fondi regionali per risarcire i coltivatori e allevatori dai danni inferti nell'ultimo anno dal passaggio dei cinghiali sul patrimonio agricolo e zootecnico. Una vera e propria emergenza causata dal proliferare in modo esponenziale di questi animali selvatici. L'amministrazione regionale attende dall'ISPRA l'allargamento del periodo della caccia con l'obiettivo di contenere il numero dei cinghiali. Il cinghiale che dà ultimamente tantissimi problemi sia alle aziende agricole che alla pubblica incolumità, e quindi bisogna trovare qualche soluzione, ma queste soluzioni vanno trovate in fretta. Non dico immediato, ma sicuramente Cristiana ha promesso e sta lavorando molto bene per risolvere questa problematica. Molte richieste dei miei cittadini e non dei comuni limitrofi, che purtroppo subiscono questi danni e non vengono risarciti per i problemi di finanza da parte della Regione. Cereali, fave, ortaggi e vigneti, il passaggio degli ungulati nelle campagne sta creando danni economici molto ingenti. A metà raccolta abbiamo fatto quest'anno. Grano, fave, uva, questa è la roba che teniamo qua. Ho fatto pure la domanda, mi hanno mangiato la vigna, è venuto il controllo, non so se la spedite questa domanda che ho fatto. Vengono perfino davanti alla casa. Ho mangiato la vigna, non mi ha raccolto niente. Il grano è lo stesso, non posso mettere più granone. C'avevo il terreno per mettere il granone, non lo posso mettere più perché ti devi stare attento pure quando ti mangiano a te. Danni che non si può esistere più per le campagne. Prima ci dormivano per le campagne, ora ci può andare almeno 10 persone, perché ti mangi, ti aggradisci, non è uno. Sono minimo 20-30, minimo. Io il mese di giugno, stavo raccogliendo il fieno, ho visto vicino alla Marasa, una volta ne era una trentina di quelle, circa un quintale e mezzo, vicino al 2 quintali, un'altra trentina di quelle piccoline che mi hanno venuto vicino alla barra falciante, quelle piccoline come un gatto che pesava 6-7 kg. Riconoscere in tempo in classe i disturbi specifici dell'apprendimento per evitare pericolosi insuccessi scolastici e complicazioni. 5 istituti pilota del Molise sono interessati ad un progetto condotto dalla direzione scolastica in collaborazione con la Fondazione Neuromed. Dislessia, disgrafia e discalculia sono i disturbi specifici dell'apprendimento che coinvolgono fino a un quinto della popolazione scolastica. La diagnosi richiede una valutazione multidisciplinare effettuata da un'equipe sanitaria. Fin dalla scuola elementare i docenti sono chiamati a riconoscere in tempo i disturbi delle abilità degli alunni. Oggi la direzione scolastica regionale ha identificato, di concerto con l'Istituto Neuromed di Pozzilli, 5 scuole pilota artefici di un progetto che intende valutare in tempo il fenomeno DSA. Sono problematiche che riguardano appunto specificità di problemi apprenditivi che rischiano di influenzare in maniera forte e determinante il successo scolastico dei ragazzi. Non sono problematiche che riguardano solo i ragazzi della scuola primaria, purtroppo. La scuola primaria diventa invece importante come fascia nella prospettiva della individuazione e quindi dell'intervento precoce, perché individuare e avere quindi la possibilità di intervenire precocemente e la speranza e anche la possibilità vera di risolvere il problema e quindi di evitarne le conseguenze negative. Questo nuovo progetto in collaborazione con la Neuromed, un progetto pilota che riguarderà tutta la regione attraverso alcune scuole campione della zona di Campobasso e
e di Isernia, che prevede la somministrazione di test appunto, che rileveranno la eventuale presenza di disturbi specifici dell'apprendimento sui ragazzi e quindi poi permetteranno alle famiglie che lo vorranno di predisporre e destinare ai propri figli dei percorsi specifici. Cosa possono fare in questo momento le scuole e soprattutto i docenti? I docenti formarsi in questa direzione e questo non perché ci sia una inadeguatezza colpevole da parte dei nostri docenti, ma perché il tema delle difficoltà specifiche di apprendimento è un tema che purtroppo è emerso solo negli ultimi anni, quindi solo ora si sta creando una sensibilità e un interesse collettivo rispetto al problema, quindi è fondamentale formarsi per poi essere in grado in classe di cogliere i primi segnali significativi e soprattutto non confonderli con segnali che fanno capo ad altri tipi di difficoltà o disturbi. Gli istituti scolastici destinatari del progetto per l'anno in corso sono a Campobasso, La Colozza, La Montini e La Petrone, ad Isernia, La San Giovanni Bosco e l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Un riconoscimento tardivo dei disturbi specifici dell'apprendimento aumenta il rischio di insuccesso scolastico dei ragazzi e di complicazione con altri disturbi psicopatologici. A Palazzo San Giorgio di Campobasso si celebra il ricordo dell'arrivo delle truppe canadesi che liberarono la città e i borghi vicini dall'occupazione nazifascista al termine del secondo conflitto mondiale. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista, il presidente del Consiglio Comunale Michele Durante, insieme ai rappresentanti dei borghi della Lettura, dell'Associazione Combattenti e Reduci e agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Leopoldo Pilla, hanno voluto ricordare il giorno in cui le truppe dell'esercito canadese giunsero in città, liberando di fatto il territorio dall'occupazione nazifascista. È un giorno comunque che va rievocato a livello, appunto, quando si parla di storia, di storiografia locale, comunque una data importante, quella del 14 ottobre 1943, quando alle 9:20 del mattino le truppe canadesi, la prima divisione, quella comandata dal generale Fox, entrarono a Campobasso. Certo, la loro, a detta di molti, fu più un'occupazione che una liberazione per alcuni aspetti, soprattutto quando andarono anche a trasformare la toponomastica della città di Campobasso, eccetera. Comunque loro vi rimasero a lungo, perché l'ultimo ufficio chiuse nel 1948 e trasformarono Campobasso in una vera e propria cittadina ricreativa, perché la sera organizzavano anche dei balli per le donne del capoluogo, comunque c'erano diversi spettacoli che si svolgevano all'ex Gill, allora Beaver Club e Capitol Theater, quindi comunque ci furono diverse attività e Campobasso divenne un vero e proprio circolo ricreativo in quel periodo. Certamente segnò anche, appunto, vennero accolti comunque bene i canadesi a Campobasso, soprattutto dalla popolazione festante per la liberazione da un punto di vista, ecco, proprio tecnico-pratico, dalle truppe tedesche che man mano comunque stavano già abbandonando il capoluogo. Cosa porta come valore aggiunto? Porta il fatto che non a caso ci sono gli studenti, quindi le nuove generazioni, quindi gli studenti in questo caso dell'Istituto Tecnico Commerciale Pilla, ringrazio la preside Gianfagna, perché è giusto che siano loro a riappropriarsi di queste pagine di storia, perché la storia, come giustamente dice qualcuno, siamo noi e quindi è giusto che loro abbiano un'opinione sui fatti accaduti in questa loro regione. Confronto odierno tra sindaci e amministratori a Pietracupa sul futuro del Parco delle Morge nel Molise centrale, a seguito dei lavori di realizzazione di una imponente pala eolica nel cuore dell'importante sito del Cenozoico.
Sindaci e amministratori in riunione a Pietracupa per uno dei più importanti siti del Cenozoico Molisano, il Parco delle Morge. Interessato fortemente ad un significativo rilancio turistico della zona del centro regione e che di fatto oggi è compromesso dai lavori per la realizzazione di una mega turbina eolica nel cuore del suo territorio, nonostante gli amministratori del competente comune di Bagnoli del Trigno, insieme alla soprintendenza regionale per i beni culturali, stiano tentando di evitarne la costruzione e l'impatto negativo. Un cittadino del territorio ha informato il comune che stavano riprendendo i lavori per l'innalzamento di una pala eolica. Siccome c'è tutta una procedura che abbiamo attivato per tutelare il territorio, che è già un territorio vincolato, ci siamo rivolti prima al TAR, poi al Consiglio di Stato. E non estando tutto, questa ditta va avanti perché si sente autorizzata dalla Regione Molise a proseguire i lavori. Io rivendico la tutela del territorio e non solo del mio territorio, ma anche dei confini dei paesi vicini, che insieme abbiamo attivato una procedura di salvaguardia del territorio vincolato tra l'altro al bene ambientale e quant'altro. Adesso ci siamo attivati con un ricorso di nuovo al Consiglio di Stato contro questa ripresa dei lavori e vediamo il risultato quale sarà. Diversamente noi sindaci siamo tenuti solo a fare gli atti amministrativi e non usare la forza, e questo lo facciamo. L'impianto eolico ha una potenza di 800 MW e va ad incidere negativamente su un'area di pregio storico a causa delle autorizzazioni concesse alle imprese dalla Regione Molise. Le forme di tutela sono quelle previste dalla legge nazionale e dalle leggi regionali, perché le regioni, bontà di Dio, ancora hanno una parte di competenza, seppure depotenziata dalle ultime riforme della pubblica amministrazione volute dal governo e votate dal Parlamento, ma ancora hanno le forme di competenza in tema ambientale e energetico sul proprio territorio, poche purtroppo. Per queste vecchie autorizzazioni però ci troviamo in condizione molto particolare, perché la Regione Molise ha fatto due leggi in materia di produzione di energia da rinnovabili nel 2008 e nel 2010, e queste due leggi, col combinato disposto delle sentenze di Corte di Cassazione che hanno ritenuto incostituzionali degli articoli, hanno lasciato di fatto il territorio e i cittadini molisani senza tutele. In più c'è una legge sulla valutazione impatto ambientale, che è una legge che andrebbe adeguata assolutamente, andrebbe rinnovata, riammodernata, con dei maggiori vincoli a tutela del territorio stesso, e questo purtroppo non è stato fatto. Cambiamo adesso argomento. Sono circa 10.000 le imprese in Molise guidate da donne e rappresentano un universo in forte espansione, risultando circa un terzo delle imprese registrato in regione. I dati del secondo trimestre di quest'anno relativo al mondo delle imprese molisane parlano di una crescita importante delle imprese al femminile. A raccontare la vicenda è l'Union Camere, che parla di circa 10.000 imprese rosa nel Molise. Per essere precisi, sono 9.986 unità, di cui 9.165 assolutamente attive. Rappresentano il 28,4% del totale, dati che mostrano davvero segnali di buona vitalità per le imprese fondate e condotte da donne e che portano il Molise al terzo posto della speciale classifica, dove segue soltanto la Basilicata e l'Abruzzo. Interessante la constatazione che le regioni del nord sono tutte in fondo, mostrando le donne alquanto restie a mettersi in campo. Comunque, Union Camere sottolinea come il tessuto imprenditoriale femminile molisano continua ad essere caratterizzato dalla prevalenza di ditte individuali. Le società di capitali femminili invece continuano a mostrare un forte tasso di crescita e incidono per oltre il 13% sul totale delle imprese rosa registrate. Importante capire i settori nei quali sono maggiormente concentrate tali imprese. Essi sono l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, il commercio e i servizi, per lo più quelli relativi al turismo. Grazie ancora a voi tutti, buon fine settimana.